Ok, ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Game, in particolare in Carcassonne. Facciamo un'altra partita in locale, cambiamo avversario, questa volta la indole aggressiva. E cambiamo anche set. Andiamo nel set invernale con l'edizione invernale di Carcassonne. L'inverno bussa alle porte della città di Carcassonne. La fauna locale è arrivata per tenere compagnia ai seguaci e, a volte, le persone riescono a scorgere anche un nuovo personaggio. Ma un'occhiata a tutto ciò che riescono ad avere da lui. Qualche informazione in più? Si aggiunge l'omino di pan di zenzero, che offre la possibilità di totalizzare punti aggiuntivi ogni volta che qualcuno estrae la tessera con la sua icona. Ecco un esempio di tessera. Andiamo a giocarlo. Edizione invernale. Da notare che la tessera iniziale è sempre la stessa. Quella che doveva essere, l'unica con la differenza che è bianca, innevata. Io sono il primo giocatore, io faccio così, do l'ok e metto un meeple, così da prendere subito 4 punti. C'è anche un orso. Oh, mettiamo un meeple anche qui. Ah, c'è una strada. Devo attivare. So che sembra devo trovare il modo di aggiungere un meeple, perché in questo momento il mio avversario sta vincendo. Sta a 2 meeple. Se qui collego la città, comunque è l'unico a prendere punti. Beh. Oh. 1, 2, 3. Sì, dai. Vieni di qua. Ok. Il monastero. Non si può girare. Ho visto dove metterlo. Qui. Ok. Se riesco quindi a unire le tessere, siamo pari. Dai. Ok. Con la speranza che possa essere messa qui un'altra tessera, saremo pardi. Vieni di qua con un altro monastero. Ma tutti i monasteri adesso. Vabbè, lo metto da questa parte. Sì.
Allora, questo è l'altro master qui. Ok, qua si può mettere. Così manca una sola tessera. Benissimo. Oia. Qui è rosso, c'è un quadrato rosso che non si potrà mai mettere, non si potrà mai chiudere questa città. Oh, mi torna un meeple in mano. 9 punti a me e 6 all'avversario. Qua si può mettere. E io lo metto qui. Oh, si può chiudere. No, cosa succede adesso qua? Si chiude la città e riceviamo 2 meeple indietro. Dai. È un bel po' di punti. 22 punti. Ora vediamo cos'altro. Un altro meeple. C'è un altro monastero che posso mettere qua. Ho un meeple libero, quindi di qua. Lo metto qua, dai. Cioè, ah no, posso metterlo anche di qua per continuare la strada. No, posso metterlo qui.
4 punti. Ma a proposito, Alce, va bene. Una città sul campo, sta benissimo. Ci sono una, due, tre, quattro per tre, 12 come minimo. Oh, 9 punti. Questo monastero purtroppo non era sfruttabile, ma in altro modo, ma almeno tocca di nuovo a me. Allora vediamo, mi concentro su questo, vediamo un po'. Uno sul campo. Si chiude. Ok, altri 9 punti. Mi sto concentrando sui monasteri in questa partita. Anche il mio avversario finalmente è sul monastero. Vediamo adesso. Allora, quanti campi, città ci sono qua? Uno, due, complete. Ma sì, è un contadino. Chiudo questa città. Altri 3 punti alla fine perché ho un contadino qui. Adesso vediamo. Strada. Contadino, c'è un meeple di strada. No! Non potrò più chiudere questa zona. Che brutta cosa. Lo metto qui. Ok. No, gli do punti. Qui. Non si sa mai. Chiudo la città. Qui c'è un'altra città da chiudere. Oppure qui. Mi prendo i punti della strada chiusa, visto che ci sono, metto qui il meeple e vediamo che succede.
chiudo la città. Non si può chiudere questa città, ma posso mettere il meeple di qua. Oppure qui. E prendermi 4 punti al volo. Vediamo se c'è una strada in chiusura. Lì no. Qui prolungo questa. Fine della partita. 2 punti di differenza. Indole aggressiva il mio avversario. Vediamo. Ha fatto tanti punti con le strade. Monasteri. 8. Un altro di qua. Aia. Ne aveva 2 il mio avversario. Città incomplete. Campi. Oh. No. Aia. L'indole aggressiva ha vinto. Andiamo a vedere vedete, strade. Ne ha fatte tante. Monasteri invece io. Città mi ha sconfitto. Con i campi avevo fatto tanti punti, ma non abbastanza, 20 punti di differenza. Quindi la partita finisce qui. Ci vedremo un'altra volta per un'altra partita invernale. Ciao a tutti.